Signori, buonasera, buonasera. Minchia di mazzate, le abbiamo prese tra capo e collo, di testa. Dappertutto abbiamo preso mazzate, ci hanno proprio surclassati. Mamma mia, come ci siamo ridimensionati in questa partita, cari amici. Una roba allucinante, abbiamo perso tutte le certezze possibili e immaginabili, sia noi tifosi che i loro calciatori. È stata veramente una partita brutta, brutta, brutta. Non abbiamo creato una minchiata, una mezza giocata, qualche cazzata lì nella parte finale, dove che ormai diciamo che loro erano calati un po'. Ma nel complesso della partita il risultato bugiardissimo, doveva finire almeno 3-0 per loro, almeno 3-0 per la Spagna. Una partita giocata male dal primo secondo, giocatori che si cagano nelle mutande, Di Lorenzo inguardabile, il peggiore in campo, ma Di Lorenzo da una parte, poi c'è Di Marco dall'altra parte che purtroppo è stato vergognoso anche lui, Barella sottotono tantissimo, e centrocampo in mano a loro, le ali in mano a loro, ma che cazzo ci siamo andati a giocare sta partita, ragazzi? Ma dove dobbiamo andare? Ma state scherzando? Allora, io avevo detto, quando ho visto giocare la Spagna contro la Croazia, avevo detto non so quali sono i meriti della Spagna o quanti sono i demeriti della Croazia, perché comunque sia la Spagna aveva fatto una signora egregia partita, però io pensavo che la Croazia, visto e considerato come sta giocando, ho detto sono ormai alla fine di un ciclo, sono sempre gli stessi giocatori da 12 anni, ci sta che calano, ci sta che fanno ste cagate. E invece, cari amici, vi devo dire che la Croazia ha fatto più di noi. Sì, è la santa e pura verità. La Croazia ha giocato meglio di noi. Dal primo secondo ci siamo fatti surclassare. La parola esatta è questa di qua, in balia degli avversari. Una vergogna! Una vergogna! Figuraccia di merda disumana questa è. Qualcuno in chat, perché ragazzi, come sapete, noi con Inter UEA andiamo in live durante le partite e quindi comunque l'abbiamo commentata su Twitch, su YouTube, basta cercare Inter UEA e vi spunta. Qualcuno in chat ha detto speriamo che questa sia, sai, quella partita che devi perdere perché poi magari piano piano. E ci può anche stare, l'ha fatto il Portogallo, che allora è passato, mi sembra, con una vittoria o tre pareggi addirittura, quando poi l'ha vinto. Ci può stare perché comunque anche noi in USA 94 siamo passati come migliori terze con il pareggio fatto con il Messico. Per cui vi dico, l'errore della partitaccia ci può stare. L'errore che tu sbagli proprio l'approccio alla partita purtroppo può capitare. Ma qua non è un errore che tu hai sbagliato, qua ci sono tanti errori. Qua c'è intanto secondo me un errore anche di formazione, che il primo che ha sbagliato secondo me è Spalletti. Perché tu hai comunque tanti giocatori dell'Inter, l'Inter gioca in un altro modulo, lo sappiamo perfettamente, dici hai problemi, puoi inserirli in giocatori, magari ci può stare, però secondo me per questa squadra un 3-5-2 potrebbe funzionare. Poi lasciando stare il modulo, dico, cioè, superiori dappertutto, c'è cioè anche l'attacco, ragazzi. L'attacco, Scamacca, Scamacca, oh Scamacca. Cioè, l'attaccante quando non fa gol, quantomeno tiene palla, cerca di fare salire la squadra. Tu manco questo. Il gol non ne parliamo proprio, cioè, un gol levalo proprio, cioè, lasciamo stare. L'hanno pompato sto ragazzo, giustamente, quindi quello invece poi alla fine è questo. Vedete che cos'è Scamacca? Che non sono momenti manco mettere la palla a terra. Di che stiamo parlando, ragazzi? E tanto noi abbiamo vinto contro l'Albania, con tutto che abbiamo fatto un egregio primo tempo, appunto perché l'avversario è veramente scarso. Qua invece non ti hanno dato nemmeno il tempo di iniziare a giocare, che ti hanno messo sotto. Da dove possiamo ripartire? Non lo so, ragazzi, perché è lunedì. Vero è che abbiamo questi 3 punti, vero è che le migliori terze sono 4 su 6 gironi, quindi comunque a meno di una catastrofe
noi dovremmo comunque passare sto girone. Però io penso che adesso tocca un attimo a Spalletti sedersi, cercare di trovare insomma le parole giuste, cercare di ricomporre un puzzle che in questo momento è spaccato, proprio distrutto, non c'è un pezzo attaccato all'altro. Dopo una partita del genere non puoi che pensare questo. Ovviamente adesso siamo a caldo, ci avranno modo, ma vi ripeto, deve partire tutto comunque da Lucianone. Cercare di trovare la quadra anche con azzardando un cambio modulo, cercando di giocare un altro tipo di calcio, perché così anche se passiamo, ma chi prende la Svizzera è fuori, ti butta lo stesso, perché con questo calcio non vai da nessuna parte, non vai da nessuna parte. 17 tiri hanno fatto noi, 2, 3 forse alla fine, insomma, con sì, ma tiri, però cioè, che cosa ti ha calcolato? Ti ha calcolato il tiro di la punizione di Pellegrini che è andata a finire 2 metri sopra la traversa. Ti ha calcolato il tiro di Chiesa alla fine del primo tempo, che era un tiro con questa specie di cazzata, manco ci ha creduto lui, poi l'ha tirata tipo, ma dove minchia vuoi ire? No, dimmelo, dove minchia vuoi andare? Cercate di mettervi col senza partito e cercate di recuperare già dalla prossima partita. E poi silenzio, perché tutte queste dichiarazioni, non abbiamo paura di nessuno, di qua, di là, di sotto, di sopra. Fai silenzio, fai silenzio. L'ultima cosa che voglio dire, lo voglio dire per Calafiori. Calafiori purtroppo è l'autore dell'autogol, perché poi alla fine il tifoso spagnolo dovrebbe essere più incazzato del tifoso italiano, perché facendo una partita del genere ha vinto soltanto 1-0 su autogol. Ok? Facendo una partita strepitosa. Calafiori, diciamo, era un po' scomposto e scordinato per quanto riguarda l'autogol, ma nel complesso credo che sia stato uno dei migliori dei nostri. Cioè, ragazzi, la realtà questa è. Poi, magari io ho visto un'altra partita, smentitemi qua sotto nei commenti, ma credo che siamo tutti abbastanza d'accordo che abbiamo fatto cagare. A presto, ragazzi, fate bravi.